Primo è Manifesto per il buon governo, il primo forum internazionale promosso da SUC in collaborazione con la Conferenza permanente per la salute mentale Franco Basaglia sul tema sofferenza urbana, diritti e buon governo, ha confermato la grande attualità, pregnanza e perspicuità del tema, capace di riaprire una riflessione su molti piani, pluridisciplinare e multidisciplinare, di cui si avverte da tempo l'estremo bisogno. Il tema interroga in primis la natura e l'imbarbarimento dei rapporti interpersonali, così come l'esigenza di reagire alla riduzione economicistica e alle cadute dei legami che isteriliscono questi rapporti. Interroga inoltre l'inadeguatezza delle politiche pubbliche, non in grado di contrastare precarizzazione, impoverimento, esclusione, istituzionalizzazione dei più vulnerabili, deprivazione dei diritti degli immigrati, negazione di progettualità ai giovani. Il tema proposto interroga le norme e le regole attuali del contratto sociale, le questioni che si giocano sul confine inclusione e esclusione, gli orientamenti e gli effetti del disegno sociosanitario, domandandone ampie modificazioni. Se welfare state deve leggersi come stato del benessere, a fronte dell'estensione della sofferenza urbana, ne vanno riviste alla radice efficacia e portata, per ripensarne radicalmente regole, modalità, proceduralità e obiettivi. Restano forti le critiche all'efficacia di questo welfare, alla rigidità delle sue regole, alla frammentazione disciplinare dei saperi su cui si fonda, alla settorialità dei suoi interventi, al frequente pauperismo delle sue istituzioni, all'esclusione di molti, alla istituzionalizzazione degli anziani, alle pratiche coercitive verso i portatori di disturbi mentali, adolescenti e minori in difficoltà, alle ospedalizzazioni inutilmente estensive, spesso nocive e traumatiche, alle pratiche sanitarie meramente prestazionali, riduttive, svuotate di ogni ricchezza relazionale, lontano da quell'integrazione tra sociale e sanitario tante volte invocata e quasi mai inverata. La sofferenza urbana illumina e denuncia il deficit di capitale sociale e di qualità relazionale prodotto da politiche assistenzialistiche che non alimentano le risorse dei soggetti e da politiche liberiste che abbandonano ciascuno alla propria solitudine. La sofferenza urbana parla di diritti deboli, di cittadinanza fragile o negata, di solitudini indotte da politiche abitative e urbanistiche dissennate e dalla mercificazione di ogni gesto della vita quotidiana che, sempre caricato di un costo, allontana gli uni dagli altri. Ma denunciare carenze e convocare radicali modifiche delle politiche pubbliche non significa voler delegare ad esse quanto i cittadini aggregati possono o devono assumersi in civica responsabilità e sociale imprenditorialità. Al contrario, proprio questa assunzione della necessaria ricchezza delle relazioni tra le persone reclama l'allargamento dello stato della libertà, che porta con sé la pienezza dei diritti sociali, civili e politici di tutti i membri della comunità umana. Il contrasto alla sofferenza urbana vuole l'allargamento delle libertà. Regole che determinano questo allargamento, strutture per la coesione sociale, aggregazioni non ostacolate ma sostenute dai pubblici poteri, ovvero da logiche pubbliche in grado di garantire diritti universali. Si tratta di deistituzionalizzare il welfare per far vivere un nuovo welfare. Riprendere in mano partecipazioni e potere per contrastare logiche verticistiche, centralistiche e burocratiche, non significa accettare di relegare un mero ruolo di sussidiarietà alle politiche pubbliche, che devono invece entrare in pieno nella costruzione del capitale sociale. Esso si realizza quando le istituzioni pubbliche si orientano con assoluta priorità al protagonismo delle persone nei loro contesti.
Si potrà così configurare il luogo del vero contrasto alla sofferenza urbana e forse cominciare a far comparire nella relazione un principio di felicità. Milano, 25 maggio 2011. Ecco, questo lo metteremo anche sul su, che tra l'altro, prima di leggere e chiudere così col messaggio, con un auspicio anche di Giuliano Pisapia, tra tutti i ringraziamenti voi capite che al di là di chi ha collaborato con noi, glielo strappiamo davvero, a Benedetto bisogna dargli un grande battimano perché ha costruito davvero, ha voluto questo e per me, oltre che questo, è un'amicizia, perché spesso c'è questa amicizia che conta di più di tante altre cose nei suoi contenuti e grazie davvero perché ha avuto la straordinaria semplicità di venire a stare lì con noi 3 giorni al mese, di star lì a dormire insieme in casa a Carità e quindi è un operatore nostro al quale noi restituiamo evidentemente il grande senso di amicizia. E qui è Giuliano Pisapia. Caro Virginio, cari partecipanti al convegno, un finale intensissimo dalla campagna elettorale non mi permette, per i tanti impegni che ho già dato, disponibilità di essere presente a questa sessione pur così interessante. Confido di poter dare un contributo diretto e personale in una successiva occasione, potendo portare una testimonianza diretta di attività che si è riusciti ad avviare e che magari anche già in grado di segnare le discontinuità positive di cui Milano e i milanesi hanno bisogno e per le quali ho deciso di impegnarmi con passione. Sono convinto che i modelli di cui oggi c'è grande bisogno debbano essere improntati al tempo stesso alla innovazione e alla relazione diretta e stretta con le condizioni di vita materiale delle persone. Innovazione è sempre più non il nuovismo ad ogni costo, ma l'assunzione di un punto di vista che rechi la novità, che segni il cambiamento. E il privilegio alle condizioni di vita non è semplice pragmatismo, di cui pure si parla assai più che praticarlo davvero, ma un asse denso di significato culturale, etico e politico. In un messaggio non si può portare via troppo spazio, così mi limito ad indicare alcuni progetti concreti che, ma giudicherete voi, soprattutto giudicheranno i milanesi, tra pochissimi giorni, mi auguro lungo i prossimi anni, credo riassumano bene questi due caratteri. Il primo l'abbiamo chiamato vita nei quartieri ed è il progetto di destinare alloggi, negozi, locali seminterrati di proprietà alero comunale, vuoti da tempo, una delle tante cose poco spiegabili di questa grande città affannata dai suoi bisogni, ad attività di lavoro, di servizio, di piccola e piccolissima impresa. Da un lato si abbattono ripide barriere che impediscono a tanti giovani, ma anche meno giovani, di avviare attività ed esperienze di lavoro, professionali, di impresa. Dall'altro si inseriscono nel tessuto di quartieri solo residenziali, prevalentemente abitati da anziani, a rischio di abbandono sociale, attività e vita lungo tutta la giornata, realizzando così una mescolanza sociale, generazionale, di esperienze su cui fare leva. E si mette in gioco un patrimonio pubblico, valorizzando davvero, dato che valorizzare non può voler dire solo vendere, quando non svendere, ma può e deve voler dire anche rendere produttivo il cambiamento. Il secondo consiste nel portare più vicino al cittadino poteri e funzioni di controllo, cambiando peso, funzione, perfino natura e consigli di zona. Vogliamo andare verso la città metropolitana, e lo faremo ma da subito, vogliamo dare poteri che inizino il processo di trasformazione delle zone in municipalità. Cito solo uno di questi poteri, non a caso verso una frontiera sociale significativa, il controllo delle attività di manutenzione urbana e di quella degli stabili di edilizia popolare con la opportuna dotazione di risorse strumentali e finanziarie. In entrambi i casi vogliamo fare leva sulle capacità e disponibilità delle persone di costruire società secondo percorsi autonomi e propri che il Comune rende possibili e facilita scommettendo sulla incubazione di processi positivi. Il terzo progetto è avviare un modello di governo delle aziende partecipate del Comune. Mi riferisco a quelle a carattere industriale,
che le renda protagoniste di una nuova fase di sviluppo economico sostenibile e ad alto contenuto tecnologico e scientifico. Non più bancomat per la spesa corrente del comune, non più solo aziende di servizi, pur di qualità, e che comunque devono continuare a fornire energia, trasporti, progettazione, servizi ambientali, non sono forse i settori della green economy? Non sono forse storicamente un concentrato di tecnici e lavoratori di alta qualificazione e competenza professionale? Questo vuol dire esaltare e trasformare nell'epoca attuale il patrimonio del meglio del riformismo e del solidarismo di Milano. E se pensiamo alle nostre grandi università, ai nostri centri di ricerca, sappiamo che ci sono tutte le condizioni perché una committenza, diciamola tutta, un padrone capace e lungimirante possa contribuire ad un progresso generale di sistema. Ed è a tal punto un patrimonio dei milanesi che dobbiamo anche lavorare per realizzare forme di partecipazione azionaria, come già previsto per la SEA, alla gestione e al suo controllo, come si metterà in campo, dei dipendenti e dei cittadini. Lasciatemi dire ancora di un sogno di cui abbiamo bisogno dopo 3 anni sprecati a litigare sui metri quadri e cubi. Insisto per una grande Expo diffusa nella città per farla vedere, conoscere, apprezzare e che cresca attraverso il coinvolgimento da subito nella ideazione, nella progettazione degli eventi, nella realizzazione dei progetti di ricerca e di impresa che da essa dovranno derivare per lasciare a Milano un'impronta forte e di lungo periodo. Non i 61.000 posti di lavoro di cui si vaneggia in queste settimane, ma un intero settore della filiera alimentare che valorizzi le risorse naturali di Milano e della Lombardia a partire dal Parco Sud. Dico sogno, ma sbaglio. Questa dovrebbe essere la realtà, lasciando al sogno, ai brutti sogni, l'idea che i parchi agricoli producano metri cubi di costruzione. Ma la discontinuità è proprio sostituire gli incubi con la realtà del viale della primavera. Per questo sono impegnato, e lui diceva, con questo vi auguro buon lavoro, lo auguro anch'io perché dobbiamo continuare. Giuliano Pisapia. E grazie a tutti.